Bella a tutti ragazzi, oggi è Iflex che vi parla ed oggi siamo tornati nel Let's Play di Minecraft. Siamo arrivati al 39esimo episodio, se non mi sbaglio. E prima che inizi l'episodio voglio dire una cosa veramente molto molto importante. Commentate su tutti sotto nei commenti dicendomi tipo una scaletta degli episodi. Ad esempio l'episodio 40 faccio questo, l'episodio 41 faccio un'altra cosa, l'episodio 42 un'altra ancora. Tutta con una scaletta. Io sceglierò i commenti migliori e in base alle idee che avete io le applicherò un po' tutti, va bene? Quindi mi raccomando, commentate sotto, perché c'è una cosa molto importante, perché alla fine la serie sopravvivenza non è solamente mia, è nostra, quindi dobbiamo essere tutti partecipi di questa serie di sopravvivenza. Voi avete delle idee e io le applico, quindi commentate tutti. Allora, quindi vi faccio vedere tante cose che ho fatto off camera, tanto c'è stato tutto il tempo della UHC, quindi cioè, ho avuto un macello di tempo. No, qui già ve l'ho fatto vedere. Vi faccio vedere la farm di zombie, l'ho sistemata perché prima faceva schifo. Ora sì, con la vera farm di zombie. Quindi scendiamo sotto. Muoviti però, ecco. Qui ho messo delle cose perché tanto stavo craftando le cose. Farm di zombie. E qui si scende. Qui arrivano gli zombie. Qui loro muoiono, va a finire qua, che va a finire qua, che va a finire nella cassa. Guardate quanto. E droppano anche il ferro. Voi dovete fare così per 6 volte e dopo basta un pugno normale così e muoiono questi stupidi. Ad esempio se c'era la 1.9 volevo fare una spada in pietra e così al posto di colpire uno zombie là si colpiscono più zombie, però qui non fanno un cazzo. Va bene, complimenti. Poi ho pensato tanti design per il sotterraneo. C'ho un mondo cioè ho la copia del mondo di questo qua e lì mi provo delle cose in creativa. Ho provato a fare molti design per il sotterraneo. Ed ora ci trasferiremo in quel mondo per farveli vedere. Giustamente siamo in creativa perché quel mondo io lo faccio in creativa. Vabbè, esco insieme a voi. No, perché forse poi vedete le cose che devo fare in futuro. Vabbè, ora vediamo se sono dentro la casa. Allora, sì, sono dentro la casa. Modalità creativa. Vabbè, difficile. Tanto per dire, va così messo a caso. Quindi forza, carica. Ecco qua. Va bene, qui ho mangiato anche questi cosi così tanto per scherzo. Ma è esploso un creeper. Boh. Va bene, scendiamo solo. Vabbè, posso arrivare anche il temporale, tanto siamo in questo mondo stupido. Cioè, che poi non è stupido, ah, è bello. Quindi faccio vedere i design. Allora, inoltre, in descrizione ci sarà uno Strawball, mi raccomando, fatelo tutti. C'è solamente un link in descrizione. Dovete scacciare su quel link, vi metterò i design. Il design 1, design 2 e design 3 e design 4 sarebbe quello che già c'era. E voi mi dovete dire quello che vi piace di più. Però quella minchia di pelo nel mezzo ai piedi. Capito, quindi voi mi dovete dire sotto nei commenti il design che vi piace di più. Mi raccomando, fatelo tutti perché il design che vi piace di più io lo lascerò. Vabbè, vaffanculo, lascio questa. Allora, il primo design è un po' più sul classico, cioè alla fine qui ho messo le crafting per renderlo simmetrico. E abbiamo solamente una piccola differenza con questo quarzo messo qua per dare un piccolo tocco di colore. Questo è il design numero 1. Dopo questo design abbiamo questo design tipo fatto con questa pietra qua, tanto ce ne abbiamo un sacco, l'andesite bella, quella bella, e qui tipo questa cosa con ciottole e pietra, eccolo qua.
Dopo abbiamo il terzo, che è quello che a me personalmente mi piace di più di tutti, dove è tipo stile e fortezza sottomarina con questo ghiaccio compatto, tanto noi ce l'abbiamo tantissimo. Le colonne fatte in questo modo con un quarzo e i mattoni di prismarine. Qui tutto fatto un prismarine, mattoni prismarine, questo coso non mi ricordo come si chiama, le lanterne per dare luce. E guardate qua come sono le porte, col quarzo, tipo fighissime. Guardate, bello, e c'entra anche, sono fighissime le porte. E qui tipo fatto la strada, con questo, è fighissimo questo qua, mi piace un botto. E dopo abbiamo l'ultimo che è quello classico, quello che siete abituati a vedere, con le colonne così, sento uguale. Anche qui le colonne ad esempio sono restate uguali, oppure in questo qua. L'unico dove sono cambiate, è cambiato completamente, perché qui sempre c'è qualcosa, o anche qua c'è qualcosa che c'era prima. Invece qui è proprio uno stile completamente diverso. Anche muori, madonna. Ecco, qui stavo dicendo che abbiamo uno stile completamente nuovo. Io personalmente voto il numero 3, ma poi ognuno di voi ha i propri gusti, quindi sceglierà lo stile che gli piace di più, giustamente. Quindi abbiamo finito di vedere i design, non vi faccio vedere altro perché ho così una cosa, ma una cosa bellissima. Che poi la rifaremo giustamente la sopravvivenza. Quindi rientriamo in questo mondo qua. E oggi andremo a fare un semplice Ponticelle, giusto? Questo qua è tipo un episodio, tipo un punto. Sono arrivati fino a 38 episodi e poi c'è questo episodio che fa tipo... È un episodio di cambiamento, ecco, tipo qui c'è la casa, che è tipo un episodio di cambiamento per vedere il design del sotterraneo. Che caspita. Ah, è un albero, pensavo che era una montagna. Mamma mia, ho preso un infarto. Quindi vai a dormire e ora facciamo questo piccolo ponticello giusto per sempre costruire qualcosa, perché lo devo collegare da un posto all'altro, che dopo lì ci andrò a fare la farm di mob. E lo stile voglio farlo, dico sempre con... Non c'è un legno, ma com'è possibile che non ho legno? Questo è quello che mi serve. Va, perfetto. Perfetto, non ho neanche il legno. Dai, ma come siamo messi così male? Madonna, non mi ricordo cosa. Ah, sì, stavo dicendo se volevo fare lì la farm di mob, tipo con stile fortezza sottomarina. Perché è tipo anche qualcosa di diverso. Tipo poi con le liane che scendono, verrà qualcosa di bello. Sinceramente, ancora non l'ho provato a fare nella serie creativa. Lì ho fatto un'altra cosa. Però penso viene qualcosa di carino. Quindi prendiamo quest'altro albero e poi penso che mi basta. No, perché mi devo fare anche lo steccato, che non mi ricordo come si crafta. Perfetto. Ok, intanto volevo ricordare che questa settimana voi vedrete, a parte il let's play, non penso vedrete qualche episodio di qualche minigioco, penso che vedrete tutta la serie parkour, perché penso di caricare un episodio al giorno se ci riesco sempre. Quindi eccola qua la nostra bellissima stradina, che deve essere ampliata prima o poi. Ah, qui ho messo tipo uno slab perché è bello. Madonna, questo cavallo, mi metterò una nametag qualche volta. Questo qua, cioè, ne vale la storia di questo mondo, questo cavallo. Eccolo qua. Qui io lo voglio fare, però dobbiamo farlo un pochino più bello questa zona. Quindi leviamo le frecce che non ci servono, a parte se viene qualche creeper bello. Tu vai via, show. Ok, quindi qui dobbiamo fare così. Poi si scende. Qui li dobbiamo mettere al contrario. Risaliamo e li mettiamo sempre così. Poi lo stesso dobbiamo fare dall'altro lato del fiume, però mettendole giusto ovviamente. Quindi dobbiamo iniziare di qua, quindi... Madonna, la stupidità di questi blocchi. Oh, madonna. 1, 2, 3.
Uno, due, tre. Immaginate che ci fosse tipo Herobrine, che noi dobbiamo sconfiggerlo. Madonna, sarebbe bellissimo. No, però la metà ne voglio fare assi. Quindi voi levatevi, brutte scale, non mi servite. Ok, facciamo tutta questa cosa per collegare un ponte all'altro. E dopo faremo un'altra cosa. Ehi, Giorgio, giochiamo insieme. E non posso però giocare. Che bello, quando vi chiedo di giocare io non ci siete mai, però poi voi ci siete sempre, quando io ad esempio sono impegnato. Però va bene, accetto sempre io. Quindi qui dobbiamo fare una cosa così. Ok, e qui lo mettiamo pure. Madonna, quanti messaggi che mandate. Se non posso giocare, non posso giocare. È inutile, se mandate più messaggi, peggio è. Perché se io posso giocare, è chiaro che vi dico sì, giochiamo. Oppure mio fratello vi dice sì, giochiamo. Ma se sono impegnato, non posso giocare. Tanto dopo c'è il grandissimo Mattman che sta facendo un server insieme a Dandy. E quello là sarà il server definitivo con tanti minigiochi. Io quando posso li aiuto e dopo andiamo a giocare tutti nel loro server, perché sarà un server completo con tantissimi minigiochi. E io va, il mio server lo metterò un po' da parte. Quindi il legno non mi è bastato. Perfetto. E quando vabbè, lo prendiamo da questo lato. Quanto voglio rendere un episodio solamente con un'unica clip senza tagli, così è più fluido. E poi non mi dite che prendo le cose dalla creativa così. Tanto quelli che vogliono criticare le trovano tutte per criticarmi. Ma pure i francesi hanno iniziato a mandare messaggi. Ma vaffanculo, va. Sti francesi. Questi bellissimi suoni. E che cavolo, sti francesi. Ma è basta. Qui c'è un fungo, questo qua lo lasciamo, ne vale la storia. Oh, ma no, ma questi francesi. Bav Nets Vocal. Quanto mi stanno antipatici. Quindi, cosa levo? Le torce che non mi servono. E prendo la terra. Ok, uno, due, tre. Mangia, mongoloide, che hai sempre fame. L'ultimo pezzo di coso c'ho, perché poi dobbiamo andare a prenderlo nella fattoria e basta mandare messaggi. E che cavolo, qui è simmetrico o no? Però sali, mongolo, sali, 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 bravo, sali. Madonna, sti francesi. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quindi se lo metto qua, ad esempio, abbiamo 1, 2, 3 e 1, 2, 3. Quindi qui ora mettiamo l'altro coso. Madonna, quanto vi odio. Dovete stare zitti, francesi. Che tipo, mi arriva sempre tipo con la notifica. Metti il... Madonna, ma tu sei scemo, eh? E che cavolo. Ok, 1. Dammi la terra che mi serve. Ne prendo dell'altro perché siamo profondi. Basta, basta. Madonna, quanto vi odio, stupidi francesi. Che belli i francesi, sono molto più insistenti di voi. Allora, ecco qua. Ok, quindi mettiamo questi altri blocchi. E voilà. Ora manca l'ultimo passaggio. Però prima dobbiamo mettere le torce per quando fa buio. E le torce, sapete dove le voglio mettere? Qui sopra, perché fa figo. Non qua, ho detto di sopra. Che cavolo, neanche mi rispettano. Neanche le torce ora mi rispettano. Brave, no, non ho parole. Questa è la bellissima statua. Cosa dobbiamo craftarci? Lo steccato, vero, vero. Nella chest non ce l'ho mai. Che bello, mi ricordavo di avercelo lo steccato. Vediamo. Capace che c'è, boh.
Sì, ce l'ho lo steccato. Meno male se non mi mettevo a craftare l'altro steccato. Sciò, via. Avanti, pure tu, terra, vai via. E quindi mettiamo ormai quest'altro steccato e poi basta. Poi andiamo, anzi, prima. Quindi stavo dicendo di prendere le carote dalla fattoria. Perché, cioè, tu qua te ti metti. Io ogni volta ne raccolgo solamente in questo pezzo. Mi metto a raccoglierle per tutta la fattoria. Però immaginatevi se mi metto a raccoglierle per tutta la fattoria, quante carote che avrei. Li vendo con i villager. Tanto non servono a niente i villager. Ok, intanto vi ricordo di fare lo straw poll che troverete in descrizione, di lasciare un commento con scritto se la scaletta degli episodi, episodio 40 fai questo, episodio, non so sinceramente a che episodio siamo, però dal prossimo episodio scrivete il prossimo episodio fai questo, poi fai questo, poi fai quest'altro, poi si vede anche un po' quello che voi vorreste che io faccia. Quindi qui facciamo così. Ok. No, la Madonna. Ma mai che mi ascoltate, mai. Qui voglio fare una cosa del genere, ci sta. Sì, dai, ci può stare. Tipo una barriera per non cadere. Fare sempre il mio personaggio, vuoi evitare di cadere con un mongoloide impedito. Ok, già che ci siamo aspettiamo un pochino che il sole cali e così vediamo l'effetto che c'è quando si illumina. Alla fine è tipo un ponticello piccolino, niente di che, perché alla fine lì che ponte devo fare? Un ponte più grande qui è inutile farlo perché c'è, è piccolo tutta la zona. Se metto anche qua le torce così abbiamo una zona più illuminata, così qui spawnano meno mob. Anzi, meno creeper, i mob alla fine sono scarsi e stupidi. Abbiamo gli Shrek, o meglio gli orsacchiotti che ti vogliono dare l'abbraccio. Ecco, dai, ci può stare, ci sta. Giustamente, non posso fare un ponte bello, grande, come quelli che intendo io. Dai, ci sta, ci sta. Niente male. Eppure dovrei fare tipo dentro questa strada, tipo una scaletta che tipo si entra da dietro. No, questo qua lo faccio poi nel prossimo episodio. Si entra da dentro, si mette tutta una scala, si arriva in alto e tu di là ti vedi pure il panorama. Quindi ecco qua il nostro ponte. Bellino, dai, non è niente di che, è una cosa semplice per passare almeno, cioè con questo ponte devo passare da una parte all'altra senza starci 3 anni, perché con l'acqua ci stai 3 anni, quindi è sempre una cosa più fluida. Questi recinti qua si devono levare per forza, basta, non li sopporto più. Ok, mi devo fare anche una bella casa, che questa ormai è brutta, cioè è bellina però all'inizio ci dovrebbe stare una. Ora uno si dovrebbe fare una mega casa gigantesca. Quindi mi raccomando, raga, fate lo straw poll in descrizione per dirmi quale design vi è piaciuto di più di quelli del sotterraneo. Ditemi cosa volete che io faccia nei prossimi episodi. Lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale. Soprattutto è importantissimo per me vedere il supporto che voi mi date. Da Iflex, Segan è tutto. Bella.